Sì, buongiorno. Buongiorno. Io penso che la battaglia per la cancellazione dell'articolo 18, che voglio ricordare, riguarda i licenziamenti discriminatori ed è una legge che c'è in quasi tutti i paesi europei, è una battaglia fortemente conservatrice. Perché l'abolizione dell'articolo 18? Perché in questi ultimi decenni si è pensato di fare dell'umiliazione dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori l'elemento, diciamo, di innovazione falsa e un ritorno alla schiavitù nei luoghi di lavoro. È stata una battaglia che ha fatto il governo Berlusconi all'inizio degli anni 2000, la CGIL fece un'immensa manifestazione per difendere l'articolo 18. L'articolo 18 significa che l'impresa non ti può licenziare se gli stai antipatico, se la pensi in modo diverso, questo significa, o se magari è un po' razzista, questo significa l'articolo 18, perché in Italia esistono licenziamenti collettivi e individuali fortemente utilizzati in questi anni. Noi come metalmeccanici abbiamo una montagna di vertenze da questo punto di vista, quindi è un fatto puramente ideologico, lo diceva il nostro interlocutore di Mestre ieri, è un simbolo che si continua a pressare sui diritti dei lavoratori come unico elemento, mentre la nostra economia e la nostra industria va allo sfascio più totale. Lei diceva c'è un problema fiscale, c'è un problema fiscale grande come una casa, c'è il problema che in Italia non si fa innovazione, l'Italia è l'ultimo paese in Europa di investimenti in istruzione e in innovazione, ora va molto il modello danese, vorrei ricordare a tutti che la Danimarca ha meno di 6 milioni di abitanti e che ha uno stato sociale, una protezione sociale che equivale allo stipendio di un operaio di terzo livello. E anche ieri Chino parlava della necessità di andare verso quel modello e di estendere le tutele, ma non dice che ci vogliono andare oltre le decine di miliardi di euro per dare una protezione sociale che si avvicini a quella danese o a quella tedesca. L'Italia quindi si va a un'equiparazione verso il basso del lavoro che porterà sempre di più noi fuori dall'industria e fuori da una capacità competitiva. Per fare un'opera pubblica in questo paese, per costruire un'autostrada, si spende 6 volte più che in ogni altro paese europeo. Non credo per l'articolo 18, penso che sia per la corruzione e per le tangenti che attraversano il nostro paese, che è riconosciuto come questo il problema gigantesco. Le tasse, come diceva, il cuneo fiscale è fondamentale, i lavoratori italiani hanno gli stipendi più bassi d'Europa. Vogliamo dire che cosa l'Italia è diversa? Solo in Italia esistono 46 forme di lavoro precario, solo in Italia l'istruzione non è finanziata affatto, è il paese meno finanziato, solo in Italia non esiste il reddito di cittadinanza insieme alla Grecia e alla Serbia, e adesso il problema è quello di dire che si possono fare anche licenziamenti di discriminatori. Cose... Io sono per tornare all'articolo 18 ante Fornero, perché con questo articolo 18, così come è stato riformato, sotto la cappa dei licenziamenti per natura economica, già le imprese stanno facendo licenziamenti. Però su molte cose lei ha ingrandito il problema a dismisura, ha fatto un discorso tondo, come si dice, tondo, rotondo, ma ha ingrandito per esempio la questione dei costi delle opere pubbliche. Su questo Renzi sta facendo grandi cose, voi dovreste applaudirlo, invece tante volte l'avete criticato, però Renzi dice che la quantità di intermediazioni per fare un'opera pubblica favorisce la corruzione, e quindi è la presenza di questi famosi strumenti democratici di controllo che tante volte diventa un'intermediazione. Poi potremmo parlare di altre cose, ma voglio andare invece subito da Blasoni per il succo della vicenda, cioè cosa serve per il lavoro? Ecco, perché poi serve l'articolo 18 per i nuovi assunti, non serve, facilita, ma serve, è lo strumento principale, Blasoni. No, non è lo strumento principale, è evidente che se il nostro cuneo fiscale è il 47% e la media OCSE è il 38%, se il nostro peso previdenziale è il 33% dell'importo complessivo, diciamo, del costo del lavoro contro il 20% tedesco, capiamo tutti, come diceva lei, che il tema vero è il tema delle imposte e della previdenza sul lavoro. Però noi italiani siamo malati anche di benaltrismo, quindi se affrontiamo l'articolo 18 diciamo c'è ben altro, e se parliamo di lavoro arriviamo alle opere pubbliche. Io rimarrei al tema articolo 18. Sì. Oggi in realtà il licenziamento è estremamente difficile, perché al di là di quello che presuppone la norma, poi i dati ci dicono
che 8 volte su 10 la magistratura del lavoro, anche quando il licenziamento non è discriminatorio, cioè non riguarda motivi di opinione, religiosi, razziali, ma è un licenziamento per motivi economici. In realtà questi motivi economici non vengono accettati. Allora cosa succede nel datore di lavoro? Cioè che meccanismo scatta? Se io devo domani mattina licenziare qualcuno per un motivo economico, ma so che questo mi porterà in tribunale e che un anno dopo un pronunciamento contrario della magistratura mi obbligherà a pagare tutta quell'annualità, come dire, al lavoratore che in realtà era stato licenziato, al reintegro successivo, ovvero a 15 mensilità, bene, mi troverò nelle condizioni psicologiche di pensare che è meglio non licenziare anche quando sarebbe giusto farlo. Io guardi, credo una cosa, gli imprenditori italiani non vogliono licenziare, ma creare le condizioni di flessibilità in uscita vuol dire metterci, uscire da un mercato del lavoro che affonda le sue radici negli anni 70 e entrare a pieno nel nuovo millennio. Se noi, come dire, renderemo più flessibile il lavoro, se avremo il coraggio di riformarlo, non è che faciliteremo i licenziamenti, faciliteremo le assunzioni. Qualcuno di noi se lo deve chiedere, cioè com'è possibile? L'Inghilterra ha gli stessi abitanti dell'Italia, abitante più, abitante meno, però noi abbiamo 5 milioni di lavoratori in meno, perché il vero tasso, come dire, che con evidenza ci porta fuori dai parametri europei è il tasso di attività. Non abbiamo solo una elevata disoccupazione, ma abbiamo anche poca gente in termini complessivi che lavora anche, come dire, in termini complessivi sul numero degli abitanti e dei cittadini del paese. Allora, se in Germania la disoccupazione è all'8%, è al 4% e da noi è al 12%, se quella giovanile da noi è al 42%, un dato devastante, e in Germania è molto meno di un quarto, beh, ci dobbiamo chiedere se questo non dipenda anche da fattori che sono legati a un mercato del lavoro troppo ingessato. Mi faccia dire solo una cosa ancora. Con il nostro centro studi abbiamo rielaborato dei dati del World Economic Forum, lo accennavo anche ieri ma voglio precisarlo. Il dato che emerge, ed è un dato di scientificità assoluta, è che siamo gli ultimi in Europa per efficienza del lavoro, soprattutto in ordine alla facilità di assumere o licenziare, in ordine ai rapporti di collaborazione tra datore del lavoro e lavoratore e in ordine alla flessibilità dei salari. Cosa vuol dire questo? Ma è di tutta evidenza, è pacifico. Vuol dire che abbiamo delle regole troppo rigide e questo è un elemento di freno allo sviluppo. Io dico questo partendo dalla mia esperienza e poi voglio entrare proprio in casi pratici con la Red David. Qua, i giornalisti sono santi, però ogni tanto può capitare che uno rubacchia sulle note spese. Da noi lo fanno dimettere perché un licenziamento non passerebbe mai. Quello che ha detto Blasoni, per i metalmeccanici, io Red David seguo, ho una certa simpatia per i metalmeccanici perché sono la parte produttiva più concreta e bassa del paese insieme a quelli delle costruzioni, no? Che posso seguire e seguo le loro vicende dai tempi di Bruno Trentin, diciamo, più o meno. Quindi lei ha capito che non è che proprio, ecco, per i metalmeccanici succedono più che licenziamenti discriminatori, ci sono stati casi come la Fiat, ci sono stati, ma con grandi motivazioni, una polemica sotto gli occhi dell'opinione pubblica. Purtroppo si arriva alla chiusura delle fabbriche, si arriva alla chiusura di interi settori, cioè pian piano, ecco, e questo non è discriminatorio, questa è una tragedia italiana, esatto. Non dei metalmeccanici. Quindi esatto. In quel caso l'articolo 18 per i nuovi assunti c'entrerebbe poco, però lo voglio chiedere a lei anche su questo una sua opinione. Sì, io penso che le cose siano molto collegate al ragionamento che stiamo facendo. Noi siamo un paese che da decenni non fa più nessun tipo di politiche industriali. Guardate, non è così come nel resto d'Europa. Io lo dico perché si continua a parlare dell'Europa e pare che l'Italia... Perché in Italia ci sono tanti disoccupati, come veniva detto, non occupati? Perché non ci sono investimenti, non c'è crescita, non c'è creazione di nuovi posti di lavoro. Anzi, c'è il restringimento di questi posti di lavoro. In Germania, per esempio, sull'auto, c'è un tavolo comune, governo, sindacati e imprese, perché mette al centro appunto lo sviluppo dell'automotive. Ci sono investimenti da questo punto di vista, in innovazione, in ricerca. In Italia lo Stato non fa nulla in termini di politica industriale, ma non questo governo, sono decenni che questo avviene, se non accompagnare le chiusure. L'Italia è a un livello, io penso che ci voglia un programma di politiche industriali, sì. Di investimenti pubblici e privati, ma è anche un linguaggio di vincoli per le imprese anche, tavolo, perché sì. Le imprese, io sto assistendo per esempio nel territorio di Roma e del Lazio,
multinazionali che se ne vanno. Esatto. Che se ne vanno, che hanno preso soldi in questo paese. Però, e che se ne vanno come se niente però fosse. Le condizioni italiane non si può fare. Se ne vanno perché le condizioni italiane che diceva prima Blassoni sono condizioni non difficili. Sono, non per quelle condizioni. Beh, ma le multinazionali vanno non in altri per quelle posti. Condizioni. Anche mancano gli italiani vanno in altri posti dove le condizioni sono meno pessime non che per da quelle noi. Condizioni. Quelle fiscali, quelle del costo del lavoro. Esatto, non per il costo del lavoro, non per l'articolo 18. Se io volessi se ne vanno perché non ci sono infrastrutture. Se io volessi investire dei soldi per dare lavoro e fare un'impresa, io stesso faticherei a pensare di farla in Italia. Comunque, ma perché dico, c'è l'articolo 18? No, no, perché non c'è, c'è l'articolo, no, 18? Guarda, l'articolo 18. L'articolo 18 io non voglio entrare nel suo campo, o perché manca nel la suo campo di lavoro, ma se ci fosse l'abolizione dell'articolo 18, noi abbiamo dei giornalisti precari che potremmo tranquillamente assumere se poi un'ondata di povertà, di miseria pubblicitaria ci costringesse a licenziarli. Così com'è li dobbiamo tenere precari. Guardate che c'è stata la riforma Fornero. Sì, no, due cose, ma è evidente che è una somma di problemi. Cioè, però l'imprenditore italiano, e mi è capitato, che va a aprire negli Stati Uniti, si trova un tappeto rosso srotolato dalle istituzioni perché sta creando posti di lavoro, la burocrazia di meno. E c'è anche meno articolo 18, che evidentemente non è la madre di tutti i problemi, ma è una componente di una cultura. Quando sentivo la Re David parlare del tavolo di confronto, della commissione, ma affondava proprio anche culturalmente le radici in un mondo degli anni 70 che non c'è più, non c'è bisogno di più Stato, perché siamo in chiusura, ci siamo anche oggi mangiati il tempo. Sto parlando della Germania di oggi. Io vi voglio salutare e ringraziare perché mi dicono dalla regia che ci sono rimasti 30 secondi e allora io vi saluto, vi ringrazio, ma non vi abbandono, cioè ritorneremo su questi argomenti, ormai vi ho scelto come campioni di questa disfida e a me va bene perché parlate un linguaggio che fa capire insomma le posizioni diverse. Vi saluto, vi ringrazio, ringrazio quelli che mi stanno assistendo in regia, i tecnici e Matteo Cotellessa che mi assiste da sempre per Fatti e Misfatti e ringrazio troppo poco, ma è nel mio cuore, naturalmente è bravissimo. Vi do appuntamento al lunedì a 1:00.